parlamentari che ci hanno accompagnato in questi, sia prima che dopo, in questi 10 giorni di trattative che hanno portato a una giusta presenza di ogni partito nella giunta. Abbiamo cercato di trovare un equilibrio, un'armonizzazione per avere la giusta soddisfazione, diciamo, da parte di tutti. Quindi saluto Umberto Cusco, senatore Umberto Cusco, l'onorevole Mauro Rotelli e saluto il senatore Francesco Pazzoni. Avete potuto scrivere molto in questi giorni perché giustamente avete seguito quasi ora per ora le vicissitudini. Ci sono stati momenti anche di particolare tensione, ma non è facile trovare la giusta rappresentatività. Io sono convinto che non c'è differenza tra una terra e l'altra, dipende molto dall'impegno, chiaramente dalle risorse che ci sono disponibili, però io nel corso degli anni passati, della mia esperienza vissuta, ho visto molte volte assessori che apparentemente potevano avere deleghe cosiddette più leggere, che invece si sono dimostrati e hanno avuto un riconoscimento anche alla campagna elettorale successiva, raddoppiando i propri voti proprio per l'impegno che hanno messo nello svolgere il loro lavoro. Altra gente che ha avuto i cosiddetti assessorati pesanti non sono stati eletti la tornata successiva. Quindi per me è un falso problema. Io ritengo che ci sia un'unica squadra. Ragiono ancora, scusatemi, in termini di PDL. Per me è un unico partito. La coalizione ha dimostrato comunque di essere appiattata. I consiglieri eletti mi sono stati vicino. Per cui ragionando in questi termini abbiamo distribuito le deleghe. Si comincia a lavorare, se ci sono da fare aggiustamenti in corso d'opera, faremo aggiustamenti in corso d'opera, ma per migliorare la nostra incisività sulla città, per cui c'è questa cosa di massima, cominciamo a lavorare e poi i risultati sono sicuro che arriveranno. Ci concentreremo subito su quelle che erano le nostre priorità da programma presentato, cioè una maggiore attenzione per il centro storico, la manutenzione stradale, decoro della città. Questi sono i punti e vedrete subito i risultati già da luglio e agosto. Interverremo su questi settori per presentarci comunque per la scorta di Santa Rosa e per le festività del mese in maniera più decorosa. Maggiori controlli nelle sacche della città dove purtroppo si sono create appunto delle situazioni di disagio per gli interpesi, quindi un segnale di cambiamento verrà immediatamente. Insieme agli assessori che insieme a me appunto porteranno avanti queste prime attenzioni per la città. Adesso io vi leggerei in maniera definitiva quelle che sono le competenze per ciascuno di noi. Allora, a cominciare da Contardo, Enrico Maria, che avrà il bilancio, le società partecipate, il verde pubblico, gli affari generali e i rapporti con le forze armate. Enrico Maria Contardo sarà vice sindaco per quanto riguarda appunto la giunta. Mici e Piglio, e qui voglio dire due parole. Noi come amministrazione abbiamo fatto una scelta politica. Vogliamo dare maggiore attenzione a quelli che erano gli ex comuni. Il decentramento per noi è fondamentale. Non l'abbiamo detto solo a parole, ma lo dimostriamo con i fatti. Quindi Mici e Piglio si occuperà di quelli che sono gli ex comuni, con i lavori pubblici, la viabilità, mobilità urbana, la pubblica istruzione, il trasporto scolastico e i servizi cimiteriali. Quindi una delega, nonostante l'ho letto da qualche parte, sempre chi vuole entrare nel merito e dare le votazioni sulla delega piuttosto che un'altra, questa è una delega fondamentale per la risposta che dobbiamo dare alle ex circoscrizioni. Una volta per tutte, è la prima volta che un'amministrazione dedica un assessore ai lavori pubblici alle ex
Claudio Bertini, anche lui ormai persona di esperienza, sarà riconfermato perché ha avuto già questo tipo di incarico in passato, all'urbanistica, edilizia pubblica e privata, politiche per l'innovazione tecnologica. Sberla Antonella, anche lei prima volta nell'esecutivo, ma ha una grande esperienza specialmente in questo settore, servizi sociali, politiche giovanili per la famiglia, consulta del volontariato, politiche per la disabilità, rapporti con l'università e finanziamenti comunitari. Nunzi Claudia, anche lei è la prima esperienza in tutti i sensi, la prima volta che viene eletta, la prima volta che andrà a fare l'assessore, e si occuperà del termalismo, della polizia locale, protezione civile, politiche sulla sicurezza e sull'immigrazione, agricoltura e servizi informatici, quindi un altro bel pacchetto per Claudia. Laura Allegrini non ha bisogno di presentazioni, Laura ha avuto esperienze diciamo di vario tipo, da essere consigliere regionale a senatore, e quindi è una garanzia per me, e lei avrà i lavori pubblici, le politiche energetiche, il centro storico e i rapporti con l'autorità portuale fondamentali, anche perché noi dobbiamo mantenere questo tipo di rapporto. Intravedo e saluto il nostro prefetto Giovanni Bruno, che è vicino e nello stesso tempo vigilerà, e io ne sono felice, sui tempi che dobbiamo rispettare anche e che ci dovremo affrontare subito. Faccio il primo esempio fondamentale che dovremo fare entro il 30 luglio per liberare un po' di risorse quindi necessarie all'amministrazione, il rendiconto che dovrà essere fatto per il 30 luglio, quindi sicuramente eccellenza saremo puntuali e precisi. Io per quanto riguarda gli assessorati che sono stati concessi al movimento civico di fondazione, Mancini Alessi, anche lei ha la prima esperienza, dipendente regionale con rapporti appunto con la regione consolidati, si occuperà di sviluppo economico, attività produttive, il GOL che è il centro orientamento lavoro, servizi demografici e contenzioso. Altra new entry sul quale io punto molto perché voglio dare fiducia e sono sicuro che verrà contraccambiata, De Carolis Marco, che si occuperà di cultura, turismo e spettacolo, marketing territoriale e quello che noi come amministrazione abbiamo deciso di puntare, quello della Film Commission, quindi di dare a produzioni internazionali di alta qualità, come raccogliamo anche in eredità, ma quindi dal punto di vista esecutivo lo gestiremo noi. Il 3, 4 e 5 agosto sarà presente nella nostra città la produzione internazionale come regista e attore George Clooney, per cui la città sarà accogliente da questo punto di vista, perché saremo una vetrina a livello internazionale. Pensate che soltanto nella base operativa hanno preso tutto quanto il parcheggio del Sacrario, chiaramente pagando il mancato introito alle case comunali. Completiamo con un uomo di grande esperienza, già è stato più volte consigliere e assessore in comune, Barbieri Paolo, sempre di fondazione, con tributi e patrimonio che dovremo rivisitare per poter eliminare diciamo quelle sacche passive che non producono. Abbiamo tante proprietà, in realtà le valuteremo insieme a Paolo e agiremo di conseguenza. Ecco, questo è un po' la nostra squadra. Io non vorrei andare oltre, sicuramente i nostri amici giornalisti vorranno porre qualche domanda o a me o direttamente agli assessori appena nominati. Grazie. Intanto capire che cosa rimane al sindaco. Al sindaco attualmente rimane tutto quello che non è nominato lì, però chiaramente ci saranno anche delle piccole cose, però le cose diciamo più visibili, più evidenti sono il personale, perché
ritengo appunto c'è da completare la questione dirigenti, che deve essere personale di assoluta fiducia nei confronti del sindaco. E poi ambiente e igiene urbana, so benissimo che è una bella carta a pelare e forse approfitterò anche delle mie esperienze sia come commissario di Al Palazzo sia come consulente nella commissione Ecomati, la commissione d'inchiesta bicamerale, per mettere comunque a disposizione, anche se non mi ritengo un tecnico, però ho avuto appunto esperienze in questo settore, per cui so perlomeno di che cosa andiamo a parlare. È un bando che dovremmo fare molto delicato, molto importante, però io sono pronto ad affrontarlo perché faremo tutto quello che sarà possibile nella completa trasparenza e indovinare finalmente un appalto che possa veramente migliorare la gestione dei rifiuti a Viterbo. È una scelta tua o non l'ha voluta nessuno? Ma io, no, guarda, non è anche io diciamo non mi sentivo di scaricare un peso, perché sicuramente è l'appalto più importante del Comune di Viterbo, è un settore che è necessaria anche un po' di esperienza per saperlo gestire, per cui effettivamente ha impaurito un po' i miei colleghi, però insomma ritengo che sono capo di questa amministrazione, mi devo prendere responsabilità, e la prima responsabilità che mi prendo è proprio questa, quella di alleggerire, perché loro devono partire forte nei loro settori, e vuol dire che io passerò qualche ora più in comune per gestire anche la questione ambientale. Che significa a livello tecnico questo doppio assessorato ai lavori? L'ho spiegato prima e lo ribadisco, è una scelta politica, perché politica vogliamo dare... tecnicamente, cioè come funzionerà? Cioè, funzionerà che ci saranno due settori, il decentramento che già c'è stato negli anni passati, quindi ci sarà un settore autonomo che è il decentramento e comprenderà i lavori pubblici. Quindi ci sarà sicuramente un unico dirigente, però a livello di gestione di ufficio saranno due realtà. Cioè se parte un bando per le periferie è il responsabile lui oppure è sempre in carica? Cioè, il bando delle periferie non c'entra niente. No, no, un bando, diciamo un lavoro pubblico, lavoro a Grotte Santo Stefano. Comune, poi le competenze vengono date a secondo è il comune, è il sindaco che partecipa e che firma tutti i bandi, chiaramente è l'assessore che propone. Quindi riorganizzate l'ufficio? Certo, c'è stato già in passato, che organizzeremo per dare maggiore risposta agli assunti. Lo sport attualmente è in carico a me, dovrò vedere, io non ho segreti per niente, sono due persone che sono, diciamo da questo punto di vista, collaboreranno, penso, c'è cioè sia Sergio Sonia che Giulio Marini, che vorranno dedicarsi a questo importante per me settore, perché attualmente ce l'ho io, però voglio appunto una volta per tutte portare lo sport a Viterbo nel ruolo che merita. Io chiaramente non mi riferisco soltanto, ma sapete benissimo che cuore ce l'abbiamo tutti lì, alla Viterbese, ma a tutte le realtà sportive che gravitano sulla nostra città. Dobbiamo anche loro fanno dei sacrifici enormi, coinvolgono centinaia di ragazzi, e quindi è giusto che il comune sia attento a questa particolare, a questo particolare settore. Quindi due persone d'esperienza come Giulio Marini e Sergio Sonia sono sicuro che troveranno l'intesa per far sì che lo sport sia veramente portato a livello di tutte le altre competenze assessori. Ci saranno delle staffette durante la procedura gli assessori? No, attualmente non sono previste staffette, ci dovrebbe essere qualche fuoriuscita definitiva, probabilmente perché si comporta male, però sono sicuro che arriveremo, faremo i 5 anni tutti in un piatto nella piena collaborazione e nella piena fiducia reciproca. Consiglieri delegati ma solo per lo sport? Consiglieri delegati non solo per lo sport, anche altre. Ma sapete che i consiglieri, non c'è una delega a consigliere, perché il consigliere non ha un'autonomia finanziaria e di risorse, quindi le deleghe vengono date a progetto, per cui dovremmo poi individuare, alla delega che si dà all'assessore è per partire da uno stato e arrivare a un altro, quindi dall'impiantistica sportiva a quello che può essere, insomma, un grande progetto per le scuole, e quindi è finalizzato e si deve chiaramente collegare con l'assessore, perché poi la delega ce l'ha l'assessore e il sindaco dà al consigliere la delega, però in sintonia chiaramente con l'assessore competente.
che non riesce ad uscire dal funzionamento, che è piuttosto sotto gli occhi di tutti, la città vive uno dei periodi storici peggiori forse da quando esiste, ecco, e si parla sempre di questa chiusura verso l'esterno e anche della scelta non meritocratica dei componenti della politica, della classe dirigente. Ecco, secondo te questa giunta aiuta a superare familismi e giri chiusi? Come in qualche modo li incoraggia? Non ho capito il passaggio della scelta con dei amministratori che hanno eletto da poco. No, dico questa scelta della giunta, secondo te? Ah, questa aiuterà il cambiamento. Ne sono convinto assolutamente, c'è un entusiasmo da parte di loro che mi fa pensare che abbiamo detto che però non sembra una scelta, sembra una scelta piuttosto conservatrice, no? Non mi pare. Allora abbiamo una giunta dove è formata per il 70% da giovani e da persone nuove alla prima esperienza con tanti corroborata da persone che hanno già avuto esperienza, quindi un mix equilibrato fondamentale. Sì, ma una scelta molto partitocratica e poco aperta alla città. Non mi sembra, perché da dove lo vedi che è poco aperta alla città? Ancora dobbiamo cominciare. 5 giorni, 3 a te. No, ma questo qui fa parte del momento. La città sta morendo. Allora, probabilmente non avete seguito le piani passati ogni volta la formazione della giunta. Da che ho memoria io, credete che un pochino di anni sono passati, ci sono sempre stati questi momenti di direzione per arrivare poi a una conclusione, a una sintesi di soddisfazione per tutti. Quando ci sono diverse realtà è chiaro che poi una visibilità, però bisogna poi incontrare le persone con gli assessorati, esulano dalla presentazione della giunta che io ho concluso. Se andiamo sullo specifico, se ci sono cause di incompatibilità, sicuramente Marco le vedrà e le rimuoverà, io non ci sono problemi. Si può ci parlava un possibile accennamento tra 2 anni e il vice sindaco? È stata un'ipotesi che abbiamo visto tranquillamente col senatore Busco e con l'onorevole Rubelli, se ci sarà necessità sono disponibili a fare proprio per la grande apertura che hanno dimostrato i leader dei vari partiti, quindi il partito sta qua, sta confermando che se è necessario, qui non ha nessun tipo di problema, se si rende necessario di fare questo. Però, per quanto riguarda il discorso della cultura, che ancora che lo seguo io a risposta, al di là delle questioni che poi andrei a interessare l'assessore, è prevista appunto una discontinuità di insieme, cioè l'apertura alle associazioni che per 5 anni e tempi la città non è riuscita a avere risposte. Quindi come giunta si parte già ufficialmente con l'apertura a tutti o si rischia di tornare a fare? Mi pare che stiamo andando già alla fine della consigliatura. Siamo all'inizio. Fate cominciare, sicuramente, e lo abbiamo già detto in campagna elettorale, che ci deve essere un coinvolgimento delle realtà comunali che dimostrano di presentare prodotti di qualità. Quindi verranno valutate sicuramente tutte le realtà che operano nella nostra città e sarà data soddisfazione a tutti coloro che presenteranno, sono sicuro, prodotti di livello. Grazie. Beh, io vi ringrazio.